Non capisco. Hai sempre pensato che fossi gay. In realtà sono bisessuale e sono segretamente innamorato di te. Oh, cavolo. Che c***o? Siamo io e te. Jasmine, perché cazzo hai voluto farmi questa cosa? Voglio parlarti, aspetta! Di cosa mi vuoi parlare, Jasmine? Ho un segreto da rivelarti, io... Questo è davvero troppo schifoso. Avrei dovuto fartene uno peggiore. Non è così schifoso, a me fa schifo, chiunque lo guardi vedrà qualcuno che sputa. Un segreto? Posso parlarti o no? Allora parla. Adoro fare le cose a tre con te, mi piace davvero. Mi sono innamorata di te. Che idiozia. Non le correrò dietro se mi tratta così male. Non farlo, ti prenderai a pugni. È davvero così stupido? Non è una stupida, è sul suo petto, è molto eloquente, è uno shock. Io sono innamorata di lei. Aspetta, strano, non dai, so nemmeno lo capisco, cosa dire. Lo capisco. Dice tripletta o no? Torniamo dentro e chiediamole che cosa vuol dire. Ok, che cazzo vuol dire? Tripletta è una coppia a tre. Sai del ragazzo che ho ora, no? Vorrei che avessimo una relazione io, te e lui. Non l'ho mai nemmeno incontrato. Non voglio un figlio di a caso sul mio petto. Volevo fartelo sul cuore per farti capire quanto... È strano, come lo spiegherò ai miei figli o a un datore di lavoro? E mette in cattiva luce il poliamore. Sembra che tu voglia schernirlo. È una versione ipersessualizzata di un rapporto a tre. È pornografia. Penso che tu mi abbia mandato dei segnali che dovremmo avere questo rapporto a tre e che anche tu mi ami. E questo era l'unico modo che avevi per dirglielo. È davvero inquietante, cazzo. Quindi non vuoi stare con me? No. Onestamente non ti vedrò più con gli stessi occhi. Oh, mamma mia. Indovina chi si è sc***o tuo uomo. Kenesha, lascia che ti spieghi il significato di questo tatuaggio. Ho scoperto che ti sei sc***o il mio ragazzo. È una b***ata, vero? Quindi ho contattato il tuo ragazzo, gli ho detto la verità. E poi ci sono andata a letto. Ho chiuso. Me ne vado, non posso. Ehi. Avevi idea che Nikita sapesse di tutta questa storia? Pensavo che lo sapesse, ma non pensavo si sarebbe vendicata in questo modo. Occhio per occhio. Occhio per occhio. Ma il tuo tattoo è molto peggio. Ma che cos'è? Ma dici sul serio? Taj, scusa. Ma dici sul serio? Non capisco. Hai sempre pensato che fossi gay. In realtà sono bisessuale e sono segretamente innamorato di te. Mi sembra un po' estremo. Sì. Ok. È stato difficile anche solo poterlo dire, perché ho paura che mi rifiuterai. Lo vedo frequentare ragazzi da così tanto che lo vedo come il mio migliore amico gay. Forse in un altro contesto sarebbe stato davvero bello, ma... Sinceramente non mi aspettavo questo segreto. È difficile da digerire. Dunque, Taj, come vorresti procedere adesso? Ci sei sempre stata per me. Sei la mia roccia. E... Non voglio perderti come migliore amica. Non mi perderai mai come migliore amica. Avete un'amicizia così bella e vi amate così tanto. Siete anime gemelle, è ovvio. Sono felice che ti sia tolto un peso dalle spalle. Sì. Ti voglio ancora bene e sono qui per te, come sempre. È brutto? Secondo me ti sta benissimo.
E l'ho scelto col cuore, non dimenticartelo. C'è una domanda in questo tatuaggio. Sì. Hai aspettato molto questo momento. Ho il cuore che va a mille. Hayley, sei pronta a vedere cosa avrai sulla gamba per il resto della tua vita? Sì. Ah! 3, 2, 1... Cosa? È un pisello? Mi sta montando la gamba? Sì, è un cagnolino eccitato. Io sono sempre stato come un cucciolo innamorato di te. C'è scritto, vuoi sco... Ti desidero così tanto, ti amo. Questo è il motivo della mia scelta. Steven, tu dovresti essere il mio migliore amico. Ho un pisello sulla gamba. Sì, ma c'è anche un cucciolo. Non è questo il punto, Steven. Mi hai detto che veniva dal cuore. C'è scritto, vuoi scop... Ho un pisello sulla gamba. Sono sempre stato un cucciolo innamorato e ho pensato che questo fosse il tattoo migliore. Avresti potuto scrivermi una poesia. C'è una minima possibilità che tu dia a Steven una chance di essere qualcosa più che un amico? Assolutamente no. Ma sei cretina? Ma che cos'è? Una puzzola con la coda alzata che emana il suo odore sull'exi puzzona. Leisina, ma davvero? Sarà un ricordo costante del motivo per cui il tuo ex ti ha lasciata? È questo il motivo per cui il tuo ragazzo ti ha lasciata? Non che io sappia. Tesoro? Beh, ecco perché gliel'ho chiesto. Mi ha detto, chi vuole fare sesso con una a cui puzzano le ascelle? Sappi che l'ho fatto con amore. Davvero? È solo per ricordarti di, sai, lavarmi. Sì, sì, è per ricordarmi che sono stata mollata. Vediamo che cosa ti ricorderò io col tuo. Puoi dire a Mondo che intenzioni avevi con questo tatuaggio? Mondo ha fatto una cosa contraria al bro code. E non la farà mai più dopo che lo vedrà. Sono curioso di sapere, non ho mai infranto il bro code. È orrendo. 3, 2, 1, toglili! Ma che c***o? DMS? Non ne capisco il significato. Hai mandato dei messaggi e sei stato rifiutato. Mi hanno informato di qualcosa un anno fa. Chi? La mia ex ragazza. Ok. Le hai mandato dei messaggi per chiederle di uscire. E vorrei sapere perché. Pensavo volesse ingelosirti contattandomi. Ma sei tu che l'hai contattata. Non so che dirti, bello. Sono innocente. Non è successo niente. Un anno è un sacco di tempo. Ti sei tenuto sì, la rabbia per un anno. Perché non gli hai detto niente prima? È una questione di principio. Non fa che ripetere di essere un uomo leale. Mi aspettavo che mi dicesse qualcosa. Ma non l'ha fatto, quindi mi sento davvero tradito. Quel tattoo ti ricorderà che se infrangi il bro code di nuovo, la nostra amicizia finirà. Te lo dirò immediatamente la prossima volta. Grazie. Ok, sempre che trovi una ragazza con quel tattoo. Wow,